È troppo caldo oggi. È troppo caldo oggi. Dai, è bellissima la giapponese. Non mi fumare in cuore, va. Non mi scasso la posta. Fare Paoli, lo sposto della staffetta. Scusa. Siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo, 25 aprile 2018. È Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta e vi auguro buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla partita del campionato di seconda categoria Girone E Calabria. Sono di fronte il Borgo Greganico e il nuovo Polistena casacca rossa alla sinistra dei nostri teleschermi. Il Borgo ovviamente casacca canarina. C'è un'incursione, era di Caridi, in sottofondo le urla tarzanine da parte del mister locale Antonio Cormaci. Le formazioni Borgo Greganico, Camara, pardon, Liuzzo, i nomi sono all'inglese, quindi Caridi, Fuocà, Isaicu, Manganaro, Bruno Nucera, Nuanquo, Emeka Obinna, Rosso Nicola, Rosso Giuseppe, Scordo e Sgro. L'arbitro è il signor Antonino Comperatore della sezione di Reggio Calabria. 3 minuti nel primo tempo al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, è sempre 0-0 fra il Borgo Greganico, casacca canarina alla destra dei nostri teleschermi, e il nuovo Polistena, casacca rossa alla sinistra rispetto a chi guarda. Attacca il Polistena, si difende con tutti gli organici la formazione di casa. Attacca il... No, signore! Nuovo Polistena, calcio piazzato a favore della formazione pianigiana, già battuto, si allarga e riceve la rosa. Ha tutta l'aria di essere una partita giocata palla su palla. Manovra Manganaro, questo è Alberto Sgro con un lancio in direzione di Fuocà,
su di lui il suo Angelo Custode, che spedisce il pallone in palo laterale all'altezza della panchina. Sempre 0-0 a Saverio Spinella di Melito Porto Salvo tra Borgo Grecanico e Nuovo Polistena. Siamo nel campionato di seconda categoria, girone E Calabria. Un lungo lancio in avanti, un intervento da parte di Isaiku, palla in fallo laterale. E purtroppo anche i giocatori del Polistena hanno la maglia all'inglese, con i numeri all'inglese, non sarà tanto agevole poter attacca la squadra di casa, palla che si perde nella selva di gambe. A buon gioco la difesa del Polistena con questo lancio in avanti, un colpo di testa da parte di Isaiku, ancora Isaiku, Borgo in avanti, fermato Fogà, ma conquista una rimessa laterale, palla che si impenna e finisce nettamente a bordo campo, nulla di fatto. Sei minuti nel corso della prima frazione di gioco al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, è sempre 0-0 fra Borgo Grecanico e Nuovo Polistena. Borgo Grecanico che è terzo in classifica generale, Borgo Grecanico che ancora ha la possibilità di disputare i play-off, mentre il Nuovo Polistena lotta per non disputare i play-out. Deve uscire il portiere, non sappiamo, visto che i numeri sono all'inglese. Attacca ora attenzione Obinna e sfiora il montante alla sinistra con una girata di prima intenzione che ha fatto la barba al palo. Shampoo, sapone, frizione e capelli, servizio completo, sempre 0-0 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo tra il Borgo Grecanico e il Nuovo Polistena. Polistena è una cittadina della piana di Gioia Tauro che in passato ha espresso squadre del campionato di eccellenza, se non di più, regionale calabrese. Anche un mago di Polistena, Giuseppe Giancotta, ha allenato le squadre di Melito in passato. C'è un calcio di punizione.
Obinna, scatta ancora Obinna, entra in aria Obinna, tiro, fa tutto bene ma arriva spompato sotto porta e non riesce. Bella triangolazione veloce, elegante, un disimpegno da parte di Obinna che ha tirato in corsa ma ha sbagliato mira e bersaglio, nulla di fatto. Minuti e 35 secondi nel corso della prima frazione di gioco al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, è sempre 0-0 fra il Borgo Grecanico e il Nuovo Polista. Dirige l'incontro il signor Antonino Comperatore della sezione di Reggio Calabria. Si gioca in un pomeriggio soleggiato, primavera ormai inoltrata. Tribuna deserta, come sapete è inagibile. Fuoca perde palla, la riconquista Nucera, la perde Nuovo Polistena che imposta, è la Rosa che manovra, si libera del pallone, poi ancora la Rosa cerca di impostare ma viene spinto lateralmente e l'arbitro sanziona decretando un calcio piazzato già battuto. Polistena in avanti, limite dell'area, una sciabolata in diagonale, una seconda che però danno la misura di un Nuovo Polistena per nulla impaurito o con nessuna sudditanza psicologica e timore riverenziale, sta disputando la sua partita importante per la sua classifica e ce la metterà tutta per uscire imbattuto dal Saverio Spinella di Melito Porto Salvo e possibilmente magari punta pure alla vittoria, perché poi ricordiamo che il Nuovo Polistena ha già vinto qua la partita con il Futsal Melito. Obinna in fase difensiva. Finisce a terra un difensore locale. L'arbitro convoca il massaggiatore di casa, un intervento falloso decretato, l'arbitro non si è nemmeno accorto, il giocatore è ancora a terra. E dalla panchina ci sono vediamo che decisione andrà a prendere mister Antonio Cormaci. Ha restituito palla cavallerescamente alla formazione pianigiana, perché comunque il bon ton e il fair play fino a questo momento regnano sovrani in campo e sugli spalti. Siamo alle fasi di studio. Non siamo naturalmente all'università, lo studio si riferisce non ad Harvard, Oxford, Cambridge o all'Università del Massachusetts, ma
allo studio, diciamo, tattico, tecnico, atletico. E là! Esce Guanta, Liuzzo. Obina sale. Obina sale. Obinna, finta, doppia finta, un cross sotto porta, ancora Nicola Russo, soffia palla, cerca di impossessarsi Foga, intercettato il suo cross, ma la palla arriva dalle parti di Isaiku. Rimessa laterale, attacca in questa fase la formazione di casa. Obinna. La palla ha superato la linea di fondo, dice l'arbitro, il signor comperatore di Reggio Calabria. Il gioco riprenderà con una semplice rimessa al fondo campo. Abbiamo superato il quarto d'ora nel corso della prima frazione di gioco al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo, è sempre 0-0 fra Borgo Greganico e Nuovo Polistena. Le squadre stanno prendendo le misure e le contromisure, entrambe pare siano disposte con il classico 4-4-2 che può diventare 4-3-3 o 4-3-2-1 e perfino 4-3-1-2. Polistena in avanti, palla che arriva dalle parti di Obinna, esterno destro che si perde oltre la linea di fondo, nulla di fatto, ci aveva provato Caridi col suo esterno destro che però ha superato la linea laterale. Obinna perde palla, la conquista. Vai Rosso, vai, sai. Palla che arriva dalle parti di La Rosa, ancora La Rosa, si libera bene di un paio di avversari, resiste alla carica di un terzo che però lo stende, ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato dal direttore di gara a favore della formazione pianigiana già battuta. Bruzzese, lancio in avanti. Il lancio di Mileto viene intercettato, ma sarà ancora il nuovo polista a effettuare la rimessa laterale. Palla che viaggia in direzione di Cannatà, fa rimpallare opportunamente il pallone sulla schiena di un avversario e va a guadagnare una rimessa laterale all'altezza della bandierina del calcio d'angolo. Palla che arriva dalle parti di Obinna, anticipato, e l'arbitro vede tra virgolette una posizione di offside sulla quale non sono molto d'accordo i giocatori in campo e anche sugli spalti, una decisione opinabile. Il gioco prosegue con questo lancio di Capitan Alberto Sgro in direzione di Foca, si aiuta come può, cioè in maniera irregolare a parere del direttore di gara, ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato sulla tre quarti a favore delle Furie Rosse tra virgolette del Nuovo Polistena, sempre 0-0 quando abbiamo superato il 20° minuto nel corso della prima frazione di gioco. Siamo nel campionato di seconda categoria girone E Calabria. Deve uscire Liuzzo con il suo lancio d'interno, ancora
Caridi si sgancia e riceve. Poca viene circondato da un nucleo di avversari, finisce col perdere palla, lancia in avanti, un colpo di testa da parte di Giuseppe Russo, che ha militato nel campionato di eccellenza regionale calabrese, ricordiamolo, insieme a Nicola Russo, mentre Alberto Slo addirittura nel campionato di Serie D. Ah, questo non conta perché in seconda categoria, come tutti sanno, palla avanti e pedalare. E dai, finta e doppia finta da parte di Nucera. Volevano la regola del vantaggio, non è dello stesso avviso l'arbitro. Battuto, attenzione, Foca, cross al centro, Obinna, tiro, grande parata del portiere. Una grande parata di Mangeruca. Si è scatafascia in orizzontale sulla ciabattata da corta distanza e riesce a smanacciare con il guantone. Tutto questo dopo 22 minuti nel corso della prima frazione di gioco al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, e sempre 0-0 fra Borgo Grecanico e Nuovo Polistena. Siamo nel campionato di seconda categoria, girone E Calabria. Rimessa laterale già battuta. Buona, dice l'arbitro, attenzione. Dai Rosso! Un passaggio al portiere che ringrazia il rilancio. Caridi, Obinna, Manganaro, porta sguarnita, ha avuto due o tre opportunità la formazione di casa, ma non riesce a coordinarsi per la stangata decisiva. Il risultato rimane inchiodato sullo 0-0. ...23 minuti nel primo tempo al Mauro Simone di Melito Porto Salvo, è sempre 0-0, risultato ad occhiali. Le emozioni non sono mancate, ma Rosso spalle, allarga per Isaiku, Foca, Caridi, perde l'attimo fuggente. Non che la prendi. Attenzione. Attenzione. Perde l'attimo fuggente il giocatore del Polistena. E alla fine l'unica cosa che esce fuori è la rimessa. Ha avuto una grossa occasione il Polistena per passare in vantaggio, approfittando di uno sbarione difensivo, ma ha perso l'attimo fuggente il giocatore pianeggiano e ha consentito il recupero in extremis della difesa locale. Tutto questo dopo 24 minuti, Polistena vicinissimo al gol del vantaggio. Buona Giorgio! No.
Un colpo di testa da parte di capitano Alberto Sgro. Perde palla Foca. Ancora Foca. Aiuta Rosso! Cerca di andarsene sul settore di destra. Opta per il cross. C'è una deviazione e il gioco riprenderà con un corner a favore della formazione locale. 25esimo minuto del primo tempo al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, è sempre 0-0 fra Borgo Greganico e Nuovo Polistena. Siamo nel campionato di seconda categoria, girone E Calabria. Ormai siamo alle ultime battute, fasi finali, due partite alla fine, compresa questa. Grappolo di uomini in area, parte il cross, l'arbitro ha ravvisato qualche cosa, sta di fatto che ha fischiato e il gioco riprenderà con una semplice rimessa, anzi no, calcio piazzato a favore delle Furie Rosse. Sta giocando bene il Polistena, d'altra parte la sua classifica gli impone di adottare una tattica all'occasione anche offensiva, e difatti qualche minuto fa ha avuto la grande occasione per andare in vantaggio, solo che l'attaccante ha perso l'attimo fuggente consentendo il recupero della difesa. Lungo lancio, si smarca e riceve De Leo, questi è Amaro, il suo cross, un colpo di testa quanto mai provvidenziale di Isaiku, ma insiste ancora in avanti la formazione pianigiana. Bravo Angelo, va bene Angelo, va bene. Polistena che quando ha l'occasione fionda a rete e la dice tutta sulle intenzioni reali della formazione pianigiana di strappare un risultato utile al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Siamo sulla costa ionica Regina, una trentina di chilometri dal capoluogo. Finiscono a terra due giocatori, hanno inzuccato. Grazie Domenico! Rimangono tutte e due doloranti a terra. Due all'aereo. Fagli entrare. Accorrono i massaggiatori su invito dell'arbitro. Uno dei due è Obinna e l'altro dovrebbe essere De Leo. Accorrono i massaggiatori e c'è da scommettere che tra qualche istante, grazie anche alla bottiglietta e alla magica bomboletta spray che compie miracoli, i giocatori si rialzeranno. Appare stordito Binna, intontito dal colpo. Sono andati in duello aereo, hanno incornato entrambi. Come due stambecchi, anzi due camosci. Delle Alpi e degli Appennini. Ci avviamo verso la mezz'ora nel corso della prima frazione di gioco. Saverio Spinella di Melito Porto Salvo è sempre 0-0 fra Borgo Greganico e Nuovo Polistena. Siamo nel campionato di seconda categoria, girone E Calabria.
restituita la palla cavallarescamente, perché come si diceva, il fair play, il galateo, il bon ton fino a questo momento hanno regnato sovrani. Palla a terra, finta, doppia finta di Nicola Russo, palla in profondità verso Nucera, desiste il centrocampista locale e allora imposta il nuovo Polistena con il solito Mileto nella zona nevralgica del campo e con Rocco Cannatà c'è un lungo lancio in avanti, scatta Pogà, viene spinto lateralmente, tutto regolare per l'arbitro, semplice rimessa abbiamo superato la mezz'ora. Almaro Simone di Melito Portosalvo, risultato ad occhiali fra Nuovo Polistena e Borgo Grecanico. Alberto Sglò, Caridi ingaggia un duello col suo diretto avversario, non riesce a superarlo, conquista però una rimessa laterale già battuta. Dai Dago, dai Dago, Ciccio! Deciso Dago, deciso Dago! Arbitro! 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 Tutto regolare per l'arbitro. Arbitro un po' all'inglese. Il giocatore era stato stretto in sandwich, si tratta di Francesco D'Agostino che è russolato gamba all'aria, non per questo l'arbitro ha fischiato, anzi la stessa cosa aveva fatto poco prima quando a finire a terra era stato un giocatore canarino. Comunque un arbitro per nulla arrendevole e remissivo, duttile e malleabile, anzi arcigno, se non dispotico fino a questo momento, comunque ha diretto bene, ha applicato il regolamento. Ed è uno che corre anche, dobbiamo dire, giusto per esprimere la nostra opinione. Porta il pallone a spasso si trattava di De Leo, stop a seguire di Nucera. Nucera protegge palla, fa fuori i due avversari, finisce a terra, tutto regolare per l'arbitro, si può proseguire. Il colpo di petto per la corrente Liuzzo, cerca di infilarsi, va al tiro, grandissima parata del portiere. È la seconda parata veramente da campione effettuata da Mangeruca. Due parate decisive che hanno salvato la porta e il risultato. Palla che finisce nel sottostante pallone del Maro Simone, che dà anche il nome non solo alla contrada ma anche allo stadio stesso, sebbene come tutti sanno sia intitolato al presidente scomparso Saverio Spinella. Questo è Nicola Russo, mette il pallone a terra, osserva il piazzamento dei compagni, quindi di sinistro, ecco il secondo pallone che finisce nello stesso pallone di prima, e cioè nel Maro Simone.
questa la dice tutta sulla partita maschia, vigorosa, gagliarda, giocata da entrambe le formazioni. Si concede poco allo spettacolo, si bada molto al sodo della partita. C'è un cross sotto porta, un tiro al volo di prima intenzione, non riesce a inquadrare lo specchio della porta, svanisce l'opportunità di passare in vantaggio per il Borgo Grecanico. Trentaquattresimo e 40 secondi nella prima frazione di gioco a Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, è sempre 0-0 tra Borgo Grecanico e il Nuovo Polistena. Siamo nel campionato di seconda categoria, il girone E Calabria. Il gioco è fermo perché esce un giocatore. Obin abbandona il terreno di gioco, evidentemente quella incornata di qualche minuto fa lo ha lasciato tramortito, intontito e quasi disorientato. Abbandona tra gli applausi Obin. Tutto questo dopo 35 minuti nel corso del primo tempo. Preoccupato Antonio Cormaci va a sincerarsi delle condizioni del suo pupillo. Ma la partita continua. Il Borgo Grecanico ha tentato di venirne a capo, ma c'è ora un altro lancio. Non sfruttato convenientemente. Rocco Cannatà in avanti. Fuori gioco! Fuori gioco. Tutto regolare per l'arbitro. E vedete che il Polistena quando ha l'opportunità diventa pericoloso. È stato mandato gamba all'aria poca, battuta la punizione. Nucera Isaiku, il suo lancio in avanti. Si difende come può la formazione pianeggiana. Ancora in avanti Polistena. Fa buona guardia Russo Nicola, perde palla. Finta e doppia finta da parte di Rocco Cannatà, va al tiro, e supera tutti, compresa la trasversale difesa da Liuzzo, ma il Polistena c'è, Polistena è vivo e si sta giocando le sue carte in attesa magari del colpo gobbo. Qualora dovessero aprirsi le maglie della difesa locale, la battaglia incombe soprattutto a centrocampo. La palla ha superato. Veloce, uomo!
Tutto regolare, si può proseguire. Nicola Russo chiama in causa capitano Alberto Sgro con questo lancio in avanti verso Focà. Palla che non arriva dalle parti di Nucera. Questo è Giuseppe Russo, uno dei due, finta e doppia finta. Cross sotto porta. Palla che carambola alla base interna del palo. Clamorosa, grossa, ennesima occasione, stavolta Mangeruca è stato graziato dal montante di destra. La palla è carambolata alla base interna del palo ed è tornata in campo. Questo palo al 40° minuto del primo tempo. Ha avuto le sue occasioni la squadra di casa. Alcune parate del portiere e anche questo palo. Liuzzo mette il pallone a terra, osserva il piazzamento dei compagni, serve il Russo e da questi verso Isaiku. Rimessa laterale a favore della formazione pianigiana. Ci avviamo verso la conclusione dei primi 45 minuti di gioco. Siamo già al 41esimo con il risultato di 0-0. Ci sono state emozioni nel primo tempo, ma le reti sono rimaste inviolate. Attenzione, c'è un liscio difensivo. C'è una protesta di troppo e vedete che l'arbitro va a redarguire il giocatore protagonista di questa protesta. Tutto regolare, 42esimo, sempre 0-0. C'è un intervento da parte della panchina del nuovo Polistena e l'arbitro ha consentito palla in avanti. Attenzione, si aiuta come può Foca, ma ha trovato un osso duro nel suo Angelo Custode che lo sta francabollando inesorabilmente fino a questo momento. Dai Rosa, spingi! C'è stata una proiezione offensiva. Da parte di Amaro si eccede in proteste, a destra e a manca, e l'arbitro ha il suo bel da fare per andare a spegnere i focolai che si accendono qua e là. Oh, come si chiama Giorgio Testa? Giorgio Testa è maturo, chiama.
punizione per il Polistena. La partita si gioca e si svolge prevalentemente a centrocampo. C'è anche un cartellino giallo estratto, pare, a Isaiku. Partita che non si sblocca, siamo sempre sullo 0-0. Si smarca e riceve palla. Non uscire! Ecco la spalla, Buzzo! Vai! Deve uscire il portiere al limite dell'area. Per anticipare Caridi, che si era materializzato nei pressi della linea mediana. Ormai si attende solo il duplice fischio di chiusura per quanto riguarda la prima frazione di gioco da parte del signor Antonino Comperatore di Reggio Calabria. Si rifugia in fallo laterale Isaiku, 45esimo del primo tempo, al Mauro Simone, sempre 0-0 tra Borgo Greganico e Nuovo Polistena. D'astuzia di mestiere ma anche di forza Isaiku. Neutralizza un'incursione da parte degli attaccanti pianigiani. Punizione a favore dei padroni di casa. Isaiku lascia ad Alberto Sgro, arriva addirittura il guardiano del faro Liuzzo. Ultima azione del primo tempo e proprio in questo momento l'arbitro difatti dichiara la fine delle ostilità per quanto riguarda la prima frazione di gioco. Le squadre vanno a riposo sul risultato di 0-0. Le occasioni ci sono state, una per il Polistena, facciamo 1,5, e 3 o 4 per i padroni di casa, compreso il palo e 2 o 3 grandi parate del portiere. Per il momento è tutto, linea che torna allo studio centrale, a risentirci fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo.